parlerà appunto del Presidente del Consiglio Comunale e del Consiglio Comunale. Grazie Rocco di essere venuto. Grazie per aver voluto che la mia persona potesse dare un contributo a questa bellissima manifestazione, questa bellissima organizzazione che è quella della formazione politica, una cosa che dovremmo fare tutti prima di essere candidati, prima di prendere qualsiasi incarico a livello amministrativo. Questo molto spesso noi ci troviamo a fare i genitori e non sappiamo come si fa il genitore, perché è chiaro che da ragazzi poi piano piano si comincia e non ci abbiamo nessuno che ci ha istruito, e così molto spesso ci troviamo a fare la politica senza sapere che significa, che cos'è un consigliere comunale, che cos'è un assessore comunale, che differenza c'è tra un consigliere e un assessore, chi elegge effettivamente il cittadino, elegge il sindaco, l'amministratore comunale, il dirigente o il consiglio comunale. Quindi su questo veramente vi cercheremo di dare lumi secondo quelle che sono le nostre modeste competenze, ma l'idea geniale di poter formare i prossimi amministratori lo dobbiamo e dobbiamo dire grazie a chi si è prodigato per questo. La prima slide, ordinamento istituzionale comunale, sindaco, giunta, consiglio e commissione. Quindi la differenza che ci sta, penso che il mio predecessore ha già spiegato quanto riguarda il discorso del sindaco e dell'amministrazione comunale, quindi andiamo un po' avanti. E quindi l'ordine del comune sono l'ordine di governo, che sono quelli che vengono eletti dai cittadini, che sono il sindaco, che poi a sua volta elegge la giunta, il presidente del consiglio comunale, il consiglio comunale e le commissioni consigliari, che sono quelle molto importanti. Poi ci sta la parte dirigenziale, che è responsabile dei vari servizi nei vari settori, quindi ogni comune poi nel suo statuto, nel suo interno ci sono diversi settori, organizzati diversi settori, comune di Chiesa ovviamente ne avrà 8 settori, anche noi adesso abbiamo 8 settori, quindi può essere il settore urbanistico, può essere quello amministrativo e così via dicendo. Ecco, i cittadini, i residenti, il corpo elettorale è quello che la sovranità, articolo 1, quello che la sovranità appartiene al popolo, quindi è quello che poi decide chi deve essere il suo rappresentante insieme al Consiglio Comunale. Quindi elegge con la nuova riforma dell'elezione diretta del sindaco, elegge il sindaco direttamente ed elegge i consiglieri comunali, sia in una lista o di più liste che fanno parte di quella tornata elettorale. Quindi elegge il sindaco, perché si chiama elezioni dirette del sindaco, quindi non è quando la volta rinnovare la comunale e poi all'interno del consiglio si eleggeva il sindaco. E adesso non è così, se viene a mancare il sindaco si torna alle elezioni, quindi non è come la vecchia normativa, ed è una cosa effettivamente che chi guida, quindi questo io mi auguro che faccia una riforma anche a livello nazionale per eleggere direttamente il Presidente della Repubblica con ampi poteri, altrimenti castigo è una volta ogni 6 mesi. Quindi il Consiglio Comunale, dicevamo, ha un rapporto fiduciario con il sindaco, che a sua volta il sindaco nomina o revoca la fiducia agli assessori, il sindaco dà la delega agli assessori e di conseguenza nei loro settori dovrebbero, io metto un condizionale grande perché con i sindaci che piuttosto che essere degli amministratori molto spesso sono amministratori unici, quindi come se fossero amministratori unici di una città, quindi la giunta non è molto spesso libera di muoversi, i membri della giunta non sono liberi di muoversi, o perché, come diceva prima Lario, o perché è la giunta che è poco forte, o il sindaco che è troppo forte, o io andrei oltre, o il sindaco vuole fare tutto lui per non perdere il potere. Quindi questo è una. Poi le commissioni consigliari. Le commissioni consigliari, se vai avanti, ecco, il sindaco è l'organo monocratico del comune, è il capo dell'amministrazione, l'ufficiale di governo, il responsabile dell'amministrazione, stabilisce l'indirizzo politico. Ecco, l'indirizzo politico non lo dovrebbe stabilire lo solo il sindaco, ma lo dovrebbe stabilire tutta la maggioranza, che poi hanno condiviso a loro volta durante la campagna elettorale e la presentazione delle liste eccetera il programma elettorale. Quindi anche l'indirizzo politico
deve coinvolgere più possibile i consiglieri comunali, perché sono loro che portano poi dentro le aule delle amministrazioni comunali, portano le idee dei cittadini, perché se un consigliere comunale ha preso 500 voti, come il caso dell'avvocato Marocco, oppure 700, 500, quello che sia, comunque è un rappresentante di una parte di quel popolo, di quei cittadini che a loro volta hanno intenzione di farsi rappresentare dentro, insieme al Consiglio Comunale, e portare avanti le loro idee. Quindi è giusto che anche i programmi e l'indirizzo politico venga fatto dalla maggioranza in totale. E perché no consultare anche le minoranze? Perché anche la minoranza, molto spesso per un voto, per due voti, si amministra solo perché la legge permette di amministrare con un voto in più, però sono comunque rappresentanti del 50% dei cittadini, del 49,9%. Anzi, con la legge elettorale, con l'elezione diretta del sindaco, con i paesi sotto 15.000 abitanti, non si fa il ballottaggio, si rischia di amministrare con il 20, 22, 23% se ce ne sono 4-5 liste. Quindi praticamente, secondo me, per essere più democratico possibile, dovremmo coinvolgere tutte le forze che sono rappresentate in Consiglio Comunale per cercare di portare avanti un programma che sia più vitale agli amministratori. Questa è una cosa bella, ordinare, non imporre, non fare quello che vorrebbe fare lui e farlo fare un altro. Coordinare, quindi questa è la cosa che secondo me è la cosa più bella. Nomine responsabili degli uffici, i dirigenti, e che a loro volta, e quindi definiti gli incarichi dirigenziali. Quindi definendo gli incarichi. Che la legge Bassanini ha portato poi, che prima si parlava chi firma, chi è che firma un contratto, il contratto lo firma il dirigente, perché la legge Bassanini, praticamente la legge Arcolino, voi fate le norme, fate le norme, e il dirigente poi fa la parte, cioè quella che poi è quella dei contratti, così via dicendo. Sovrintende ai servizi di competenza statale, emana provvedimenti di ordinanza, andiamo avanti, di questo ovviamente l'ha parlato già. Quindi è il Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale è una figura che secondo me, anche a livello istituzionale appunto, va rivista. Perché? A differenza del sindaco che è il capo dell'amministrazione comunale, il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta tutti i consiglieri eletti, quindi rappresenta anche i consiglieri di minoranza, che io stendo sempre a chiamare opposizione, che sono dei rappresentanti di un'altra parte della città. E quindi il Presidente del Consiglio Comunale dovrebbe rappresentare tutti i consigli comunali, a prescindere dalle decisioni che vengono prese dalla maggioranza, ma far rispettare il regolamento del Consiglio Comunale, che poi ogni comune ha un suo regolamento, ma comunque si rifà al regolamento nazionale, quindi al massimo poi ogni comune magari lo modifica, ma ci sono dei punti che non si possono proprio toccare. Partecipa alla procedura di legge programmatica di mandato, adozione, statuto regolamentare, programmatica, indirizzo del bilancio, eccetera. Quindi il Consiglio, il Presidente del Consiglio Comunale, in pratica cerca in qualche modo di portare il messaggio a tutti i consiglieri, in modo tale che si cerca di far passare con una maggioranza, con un maggior numero possibile di voti, i provvedimenti che appunto passano in Consiglio Comunale. L'organizzazione dei centrali, l'organizzazione dei servizi, affidamento di convenzioni, tributi, tariffe, eccetera, tutto ciò che passa in Consiglio Comunale, acquisti, alienazione del permesso, quando si fanno delle perdite, alienazioni, cioè nel senso che molto spesso succede che qualche cittadino ha un terreno, ma vicino a una strada, si fa una perdita, e quello passa in Consiglio Comunale perché non lo possono fare di giunta, quindi quello va fatto in Consiglio Comunale. E quindi poi andiamo avanti. Ecco. Provvedimento di deliberazione è la manifestazione di volontà dell'organo collegiale espresso una proposta di deliberazione che viene approvata e quindi adottata con votazione in base alla maggioranza prevista. Allora,
E il regolamento del Consiglio Comunale poi dice, e poi ci andremo in sommi capi, perché è chiaro che non entreremo in particolare, perché per esempio il nostro il regolamento sono 60 punti, ma sicuramente ce ne sono anche in Consiglio. Il Presidente del Consiglio espone all'approvazione del Consiglio Comunale dei provvedimenti sia dirigenziali e sia amministrativi come sindaco e amministrazione comunale. A quel punto il Presidente del Consiglio Comunale, dopo che ha convocato il Consiglio Comunale riunito in una sede, come ci arriveremo, viene approvato, viene messa ai voti, prima si illustra l'assessore o il sindaco, dopodiché si apre la discussione. Quindi il Consiglio Comunale, i consiglieri, atti di indirizzo, atti ispettivi e mozioni. Quindi che cosa succede? Noi quando andremo in Consiglio Comunale, i vari settori portano in Consiglio Comunale i provvedimenti da adottare. Può essere di indirizzo politico, ma molto spesso può essere anche dirigenziale, può essere anche un atto dirigenziale che prescinde dall'attività amministrativa, proprio politica in questo caso. E quindi si fa l'ordine del giorno, viene messo il punto all'ordine del giorno, viene convocato. Quindi viene messa all'ordine del giorno, viene aperta poi la discussione sul punto all'ordine del giorno, viene prospettata dall'assessore al ramo, se si parla per esempio di urbanistica ci sarà l'assessore all'urbanistica, se si parla di sport ci sarà l'assessore allo sport, se si parla di tutto poi ci sarà il sindaco, perché praticamente molto spesso gli assessori illustrano sempre di meno i provvedimenti. Quindi viene proposto e viene fatto, dopo che c'è la discussione, viene fatta, dicevo, la presentazione, l'illustrazione, poi prenderanno la parola di minoranza, di maggioranza, di vari consiglieri, si fa la discussione e poi alla fine si va all'approvazione del punto dell'ordine del giorno. Quindi praticamente una volta fatto tutto questo si mette ai voti e i voti poi passa o viene rigettata quelli che secondo che è la maggioranza del Consiglio Comunale. Che cos'è l'interrogazione? Su un singolo provvedimento, su un caso particolare, per esempio si stanno facendo i lavori su Corso Marucino, facciamo un esempio, gli chiedi, come mai si sono fermati i lavori sono 3 mesi e noi non vediamo lavorare gli operai? Sono esempi, ma possono essere tanti. Allora, un gruppo consigliare di almeno 5 persone possono fare possono fare interrogazione al sindaco. E questa interrogazione al sindaco, ecco l'articolo, noi ce l'abbiamo sull'articolo 23 dello statuto che è micidiale, cioè le migliori linee che si fanno dentro il Consiglio Comunale si fanno proprio per le interrogazioni, risposte interrogazioni, interpellanze, che in pratica non ci si capisce mai niente. Ma che cosa succede? Questo parliamo con degli altri pure, no? Che succede? Che le regole del gioco lo sanno tutti i giocatori, poi la punizione lo vuole sempre a favore una parte, quindi, e poi ce l'hanno con l'altro quando perdono la partita. Così è la stessa cosa il Presidente del Consiglio Comunale. L'interrogazione ci sarà il gruppo che interroga, il sindaco deve rispondere per iscritto al consiglio successivo a quello della presentazione. Risponde per iscritto, l'interrogante farà la sua, se lui si riterrà soddisfatto o non soddisfatto, e la discussione. Si riapre la discussione, purtroppo non dovrebbe essere così, il sindaco poi replica e poi non riesce più a fermare, perché un po' che ti apre e che si lascia un po' andare, poi automaticamente succede che si litiga sempre. Questo è il problema. E quindi questa interrogazione il sindaco risponde, dice guarda, quei lavori sono stati fermi perché abbiamo trovato una statuetta e una, lo dico una stupidaggine, però non è un esempio, abbiamo trovato la statuetta e quindi diciamo che per le arti la sovrintendenza ci ha proposto per venire, quindi riparto.
il consigliere potrebbe ritenersi soddisfatto o insoddisfatto, e quindi si va avanti. Questo è. Poi, se l'interrogazione non si ritiene soddisfatta, l'interrogazione e la risposta non è soddisfatta, si passa all'interpellanza e si discute al consiglio successivo. Quindi passa all'interrogazione, all'interpellanza, e quindi poi viene discussa, a quel punto si può discutere. Oppure addirittura all'ordine del giorno, che si potrebbe anche fare all'ordine del giorno. Ci sono i passaggi che sono essenziali in un consiglio comunale. Sì, questa è l'unica cosa, non so se te lo dici dopo. Cioè, una volta che la giunta comunque ha messo un provvedimento che poi di competenza del consiglio, l'atto prima di approvare il consiglio va in commissione. Sì. In commissione consigliare. Già arriviamo, perché la commissione consigliare è una cosa molto importante. E quindi, ecco, gli organi istituzionali del consiglio comunale sono tutti importanti, dipende dall'importanza che gli vogliamo dare e dall'uso che noi vogliamo fare. Perché se noi, ecco, come diceva prima l'avvocato Maro, cioè, se il sindaco, quando lui il consigliere si è alzato, allora è una bella discorso. Mentre se si fa, è la democrazia, è la forma democratica, si coinvolgono un po' tutti i consiglieri, io penso che la cosa migliore, si va più d'accordo, si vede di meno, e io penso che comunque un po' di buonsenso si possono fare veramente delle cose, e la politica di che se ne dica è una bella e grande arte, che non è vero che viene data in mano a chi non vuole fare niente, se non lo sa fare, ma molto spesso lo si fa con vera e grande soddisfazione, e si lascia una traccia per il futuro, per le prossime generazioni, che comunque ognuno di noi, io penso che quando lo va a fare la politica, lo vorrebbe lasciare il suo nome scritto da qualche parte. Possiamo fare una domanda? Sì. La differenza che esiste tra l'interrogazione e l'interpellanza, esatta, e poi se esiste il numero minimo di assessore, il massimo, il minimo? Allora, il numero minimo di solito è il massimo di un quarto del numero dei consiglieri, di solito. Non esiste un numero minimo, quindi non è che esiste un numero minimo, però di solito si mette almeno 3, diciamo, nelle amministrazioni sopra i 5.000 abitanti. Mentre, ho sentito, la legge sta facendo negli ultimi giorni, che nei comuni sotto i 1.000 abitanti addirittura tolgono la figura dell'assessore, quindi viene tolta addirittura la figura dell'assessore, quindi non so se l'hanno, cioè, sempre stato in commissione. Quindi insomma. Allora, l'interrogazione è una domanda che si fa, magari rimane là e andiamo avanti, faccio un'altra domanda. L'interpellanza poi si passa alla discussione, in aula, però non viene votata. Per riprendere quello che ha fatto l'esempio, perché hanno bloccato i lavori sotto l'ex ultimo giunto verso Maruccino? Magari è impreparato nel momento, non sa se c'è stato qualcosa, perché è una città grande, magari l'assessore non può controllare tutte le partecipazioni, lo dovrebbe dire il dirigente. Allora prima tutto il tempo che lo scrivono. L'interpellanza è una via di mezzo che passa tra l'interrogazione e l'ordine del giorno, quindi se lo vogliamo sintetizzare. Anche se mi diceva che praticamente come si chiede, non prevede interpellanza. Da noi non esiste l'interpellanza nel regolamento. Comunque posso dire che io ho fatto 5 anni l'assessore, cioè al posto facendo il Presidente del Consiglio, non c'è stato mai fatto neanche da noi l'interpellanza, anche se è previsto nel regolamento del Consiglio Comunale. Diciamo che si va direttamente all'ordine del giorno. Anche il Consiglio non esiste. Non esiste. Quindi, slide. Le commissioni consigliari permanenti. Ecco, le commissioni consigliari dovrebbero essere più importanti degli assessorati. Perché? Le commissioni consigliari entrano nei particolari dei vari, per esempio, commissione dello sport, commissione agricoltura, commissione, prima c'era la commissione edilizia, ma la commissione però rilasciava le concessioni edilizie, mentre con Bassanini automaticamente le concessioni rilasciano direttamente i dirigenti. Quindi le commissioni consigliari non sono altre che consultorie, quindi danno solo un contributo, anche se sono importanti dal punto di vista, diciamo, oggettivo, ma da un punto di vista legale e formale della decisione comunale dà ben poco, perché quelli che delibera è sempre il Consiglio Comunale, mentre le commissioni servono per esaminare le problematiche dei vari settori,
ci sono problemi del commercio che possono uscire di negozi purtroppo con la crisi, con diciamo tutti i negozi che sono in casa periferica eccetera, ci stiamo, allora dobbiamo fare, dobbiamo vedere, analizzare qual è diciamo la medicina per poter dare un contributo, un rilancio al commercio. Allora le commissioni consigliari se non si fanno con il presidente della commissione che poi viene votato in consiglio comunale e sicuramente anche degli esperti esterni che magari danno il loro apporto, il loro contributo, suggerimenti per un'idea di sviluppo, di rilancio di quello che magari è il commercio nel centro. Quindi le commissioni consigliare vengono di il commercio, può essere lo sport, se vogliamo fare lo sport, se vogliamo fare penso quanto sport viene alla sintetica e così via dicendo. Quante commissioni ci sono? Le commissioni se le possono fare, non è già un limite, non è un limite, perché la commissione consigliare è consultiva, quindi che ne so, noi oggi abbiamo un problema specifico perché abbiamo che ne so, un campo sportivo che ci sta e dobbiamo prevedere il rugby, per esempio, dico una cosa così. Allora facciamo la commissione dello sport che vede quali sono le condizioni oggettive per poter far sì che quel campo sportivo diventi adibito anche a quello. Quello fa la relazione, sì. L'ufficio dei tecnici, si consulta con i tecnici eccetera, fa la relazione, lo presenta al consiglio comunale, si consiglio al sindaco, al presidente del consiglio e poi viene fatto un ordine del giorno presentato in aula e viene votato in aula e poi si prende i provvedimenti in materia. Ma quali sono i criteri per accettare un ordine del giorno, per esempio? Allora, l'ordine del giorno non esistono dei criteri per accettare l'ordine del giorno. L'ordine del giorno viene proposto, l'importante è che viene firmato da almeno i 5 consiglieri di un gruppo, se viene da parte di un gruppo di minoranza, altrimenti la maggioranza o i dirigenti preparano l'ordine del giorno per far votare il bilancio, cioè parliamo di questione del bilancio, il bilancio si consultano i vari settori, quali sono le spese, quali sono le entrate, si prepara l'ordine del giorno, il consiglio comunale, se sono d'accordo su quel tipo di investimento da fare, su quel tipo di obiettivo da raggiungere, viene votato in consiglio comunale. Oppure vogliamo, che ne so, quest'anno piuttosto che fare che investire sulla agricoltura, vogliamo investire sull'industria, sul commercio, sull'artigianato, su un altro, quindi praticamente vengono fatti due ordini del giorno specifici per i vari settori e poi viene portato in consiglio comunale. Quindi un ordine del giorno non è, c'è una proprio una sua. Commissioni consigliari sono sempre particolari di interesse del Consiglio Comunale che possono essere previsti da un statuto, ci sono veramente consigliari e costituiti in criteri proporzionali di tutti i consigliari, ecco, ci stavo arrivando. Verificare l'andamento delle attività amministrative degli enti in relazione a questioni specifiche di cui anche le commissioni consigliari, io sento la testa, noi 5-3 anni fa, quando faceva solo sport, non esiste una commissione dello sport, noi abbiamo fatto il comitato comunale dello sport, abbiamo chiamato comitato comunale dello sport, eletto maggioranza e minoranza con due membri esterni, nel secondo della maggioranza, uno della minoranza, l'assessore, e quindi praticamente una commissione che valuta, noi avevamo fatto una manifestazione sportiva e avevamo bisogno di fonti di bilancio, non avendo un capitolo, abbiamo fatto un capitolo di bilancio finalizzato alla manifestazione sportiva. Perché la commissione ha ritenuto opportuno fare un capitolo di bilancio, perché quando si fa il bilancio se ci mette un euro è un euro, però la prossima legislatura magari ci sarà un assessore più imponente oppure che c'è delle idee, ci vuole investire che quell'amministrazione, la linea programmatica di quell'amministrazione o la campagna elettorale che sia, vuole investire sullo sport. Allora abbiamo un capitolo di bilancio e spostiamo, piuttosto che andare a aggiustare, non so, la palestra vecchia, diciamo, mettiamo questa, facciamo questa manifestazione, con questa manifestazione sportiva possono rientrare i soldi perché il comune potrebbe beneficiare anche della presenza di turismo, eccetera, questo magari sì, un ragionamento che si fa in maggioranza e poi si va a investire sull'indirizzo.
agli assessori, perché questo assessore ne ha parlato già. Andiamo avanti. Dirigente e responsabile dei vari servizi. Quindi anche qua ne ha parlato ampiamente l'avvocato Marocco, però è quello che viene indirizzo politico amministrativo. Dobbiamo capire una cosa. Il problema più grosso delle amministrazioni oggi è che difficilmente possono risolvere i singoli problemi. Perché mentre prima ci stava l'amministratore che doveva rendere conto al cittadino e quindi si assumeva le responsabilità, doveva essere la concessione edilizia, poteva essere da qualsiasi altro provvedimento, oggi la Bassani ha detto no, questo non lo devi fare, questo lo deve fare il dirigente. Quindi guardate bene, mentre prima qualche responsabilità l'amministratore se la assumeva, perché dice ma insomma, se questo lo voletto deve fare, magari sai, no? È una casa che non dà fastidio, è un posto magari spostato, no? lo facciamo fare, oppure che ne so, ci dà al comune la possibilità di poterci passare per una strada, ci concede e quindi pagare per lui. Mentre oggi la concessione di lo rilascia il dirigente, così come rilascia la presenza del commercio, così come rilascia tutte le altre amministrazioni. Quindi diciamo che la politica su questi fatti può fare ben poco, se non fare le linee programmatiche. Quindi questo è un problema un po' che noi purtroppo non possiamo dare. Quando vengono i cittadini, perché non viene aggiustato il pezzo di strada? Se l'amministrazione ha deciso di dare la priorità a questa strada, ma il tecnico decide che quella strada di cui stiamo parlando deve stare in ultimo perché ci sono le priorità su un'altra zona, allora è un bus battendere che non si può fare. Poi è chiaro che l'amministratore uno non lo può fare. Non è sempre così, però. Non è sempre così. Si cambia il tecnico. Vabbè, questa è la legge, poi è chiaro che. Poi c'è una mettere. Andiamo avanti. Scusa, sì. Abbiamo un passaggio. Chi vota il consiglio comunale? Se gli assessori possono votare, possono intervenire, oppure un'altra domanda era se il sindaco può votare e se nell'ambito delle proprie funzioni una giunta può deliberare qualcosa che non deve passare necessariamente attraverso il consiglio. Sì. Allora, tanto per cominciare, tutti sono eletti al Consiglio Comunale, anche i membri della Giunta. Io sono contrario a fare gli assessori esterni, io sono contrario, leggo per me, io sono contrario, perché chi ci mette la faccia e chi la gente vota è quello che deve fare l'assessore, poi non è capace, la volta successiva il voto d'acqua, ma è inutile, poi lo facciamo qua per accontentare un po' delle parti politiche che magari non sono state rappresentate, eccetera, per assessore esterno, eccetera, questo è una cosa che. Cioè, molti dici 100 euro, perché è considerato nella città, nel paese che vive, e poi l'assessore lo fa un attimo, penso non è una bella cosa. Questo. Allora, viene consigliere prima di essere assessore. Quindi, una volta che è consigliere, nel consiglio comunale, pur essendo assessore, è un consigliere comunale. Perché questo è stato un consigliere comunale. Ah, sì, sì. Quindi, in questo caso, noi, vabbè, sì, questo, nel caso vostro, sì, nel caso del super 15 abitanti, purtroppo è così. Non dovrebbe essere neanche una cosa, però purtroppo è così. Perché in pratica, se uno lo fa fuori pronto, se gli fa l'assessore, poi danno, poi la con una carta. Adesso 10 abitanti, 11 quanti assessori ci stanno? Mo ci stanno 5, prima siamo 7, mo 5 assessori, un sindaco e presente il consiglio e 16 consiglieri comunali. E quindi dicevo, l'assessore vota, il sindaco vota, quindi votano tutti, ci sono dei provvedimenti che per legge devono passare, possono passare solo alla giunta, quindi lo vota la giunta, e ci sono dei provvedimenti che passano in consiglio comunale. Per esempio il bilancio è obbligatorio passare in consiglio comunale, però la concessione di un patrocinio passa alla giunta, oppure che ne so, tantissimi provvedimenti diciamo di gestionale passano solo per la giunta e non per il consiglio comunale. Io sono del parere che è sempre meglio far passare in consiglio comunale perché c'è più collegialità e quindi è sempre meglio, pure quelli che possono passare pure solo per giunta, ma se lo fai passare così non succede niente, il contrario sì. Mentre se lo fai passare così, non si arrivare anche sulle lavori pubblici. Per lì si arriva sulle lavori pubblici e dirigenziali.
Prima avevamo chiesto al signore Gesù, il sindaco, votava il consiglio comunale. Sì, 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 ho detto. Sì. Ho risposto. Voto. Voto il consiglio comunale. Allora, competenza dirigenziale, ne avevamo già parlato, andiamo avanti. Allora, questo è il piano esecutivo di gestione, il PEC che comunque poi ogni comune, il PEC praticamente sarebbe una parte di fondi che vengono messi a disposizione di ogni settore, quindi quel piano, diciamo, esecutivo gestionale è una questione, diciamo, più, questo dovrebbe aver fatto più segretario comunale, ma comunque diciamo che sono i soldi che vengono messi per ogni settore, quindi la parte gestionale, il gestionale obbligatorio, obbligatorio che dà praticamente il là a tutte le attività del a tutte le attività, cioè quando si fa il bilancio, nel bilancio si fa anche il piano di gestione, dovrebbe essere il Vangelo del... dovrebbe essere quello, praticamente se si fa un ottimo piano esecutivo di gestione non dovremmo farci storia del bilancio, però non è così. Vabbè, questo è per quanto riguarda se ciò volevo dire che praticamente se ci vogliamo fermare così la cosa è molto lunga, io ho pure il regolamento del Consiglio Comunale, ma penso che comunque se ci sono delle domande potete fare tranquillo. Allora, in Consiglio Comunale io mi sono scontrato con una realtà diversa da come ero abituato da consigliere regionale. Allora, la Regione funzionava in questa maniera: quando si entrava in Consiglio non era l'assessore che andava a dimostrare il provvedimento, bensì il Presidente della Commissione. Perché il Presidente della Commissione? Perché ogni Presidente della Commissione non dall'assessore competente. Perché molte volte l'assessore competente non sa nemmeno che cosa stiamo trattando, perché magari ha la struttura del dirigente e quindi non sa nemmeno che cosa sta parlando, quindi magari legge il dispositivo e quindi va a illustrare il problema senza di prego. Una domanda che coinvolge anche la persona: qual è il compito del consigliere anziano? Ecco, il consigliere anziano è inteso come consigliere che porta più voti. Il consigliere anziano. Nei consigli comunali di solito, poi magari per riconoscenza ci sta anche il consigliere anziano di età. Ma il consigliere anziano nel consiglio comunale è il consigliere che porta più voti. Per esempio, quando prima della riforma elettorale, che non era elezione del sindaco, ma anche elezione di nuovo, che è mancanza del vice sindaco quando ci sono dei provvedimenti da perdere, deve firmare forse sì, può essere un'ordinanza, può essere qualsiasi cosa. Allora, la sezione anziana è quello che porta più voti, il governatore, sì, firma invece del sindaco, quindi è solo, si chiama sezione anziana come voti, non come età, non come età. Un attimo, una curiosità, voglio sapere se il presidente può fare la regola di 5 minuti e così via dicendo, ci sono dei minuti da rispettare quando si parla, si illustrano, si discute in aula. Oppure, quando viene eletto la persona, per esempio, se dentro il Consiglio Comunale non è assolutamente vietato parlare delle problematiche personali degli altri interlocutori. Cioè, un esempio, se un consigliere c'è un problema di famiglia, un problema suo, personale, un altro consigliere lo sollecita sul quel discorso, io Presidente del Consiglio Comunale lo chiamo allora, non posso pure fare quello. Allontanare. Solo, diciamo, per questi casi molto molto particolari. Poi è chiaro che io posso fare il richiamo, posso fare il richiamo per 3 volte, dopo se questo non mi ascolta io posso staccare il microfono, posso chiamare la forza dell'ordine per allontanare se lui va a offendere o a ostruire la dignità altrui. Se c'è una lista del consigliere, si sospende il consiglio comunale e chiama le forze della giunta. Quindi questo fa un referendum non propositivo ma abrogativo, quindi praticamente propositivo difficilmente può fare. Però c'è un altro fatto importante. Se una città, immagina una città come Chiesa, si sa, ora 50-60 mila abitanti. 50, quelli che siano. Quelli che siano. Allora che succede? Che io non voglio esagerare, ma se 200 cittadini ogni volta che c'è un consiglio comunale presenta una mozione. Ah, è
dove abbiamo finito? Così, qui, al Sempia, si potrebbe eventualmente, se la legislazione poi potrebbe fare qualche modifica, dire, che ne so, se non ci sono almeno 100 figli, 100 cittadini, non verrebbe, potrebbe essere una... Le modalità si trovano. Si trovano, dovrebbe trovare. Va bene. Ok. Domanda? Allora, il programma. Grazie a tutti. Allora, con la conservazione di Rocco Manna, che ringraziamo per la presenza.